Io ho detto, non crediate certo che io possa vendere per 40 milioni AMSIC, quando mi si è parlato di cifre. Dico, quindi AMSIC è fuori mercato, perché AMSIC io l'ho preso per valorizzarlo. Quindi io già ho investito in questi anni che lui è stato con me, i 40 milioni che fanno? Mi fanno un rimborso spese? Cioè, ma perché tutti i soldi che ho investito nel Napoli, negli altri calciatori che hanno permesso anche ad AMSIC di esprimere le sue grandi doti e capacità calcistiche, agonistiche e, diciamo, sportive, mica ha giocato le partite da solo. Quindi è chiaro che tutti i miei investimenti sono anche quei 40 milioni che io avrò, che adesso dicono vale 40, ma io ne avrò spesi 40, 50 soltanto in riferimento ad AMSIC, che se vado a proporzionare tutti gli investimenti di questi anni. Non lo so, qualche attaccante simpatico. Sì. Scusa, una domanda. Quale sarà il grande colpo di questo calciomercato? No, non ti ho sentito, scusa. In Italy, I think Cristiano Ronaldo would be good in Italy. He got style. That's good. In which team? Milan. Potrebbe essere Fabregas all'Inter, io sono interista, lo spero, però dubito, Moratti non vuole sganciare troppi soldi secondo me. Il giocatore del Napoli che va al Milan. Quale sarà il grande colpo di questo calciomercato? Non posso, com'è? Sono juventino e mi rifiuto di rispondere, la saluto. Boh, non lo so, l'Inter non ha ancora preso nessuno a quanto pare, quindi aspettiamo e insomma speriamo qualcosa di bello. Il resto penso che l'Inter abbia già un sacco di gente, giocatori validi, e ma Tevez penso che possa andare bene, e poi soprattutto che mettano qualche giovane, italiano, straniero, ma giovani. Spero Fabregas all'Inter, spero. Guardi, non ho mai visto una partita di calcio, né mai le vedrò.